Siamo sulla Via dell'Amore, il centro più conosciuto del Parco Naturale delle Cinque Terre, un territorio comunque splendido, fruibile da molti turisti come succede, ma un territorio che va tutelato per tutta la sua fragilità, che è equiparabile alla sua bellezza. L'accesso alle Cinque Terre è un accesso che, se ognuno cerca di farlo a suo modo, diventa difficile e complicato, ma ci sono dei metodi per accedere e poter fruire davvero di questo territorio. Come si fa? Ma è indubbio che è un dovere di tutti rispettare il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il territorio che è splendido per il paesaggio, per la storia, la tradizione. E quindi anche accedere al parco diventa un modo intelligente di arrivare e godere e essere, diciamo, in sintonia con l'attesa che ha di uno di venire a vedere il nostro territorio. Il modo per arrivarci, il più intelligente di tutti, è ovviamente il treno che, grazie anche all'accordo che abbiamo avuto con la Regione Liguria, con Trenitalia, è un accesso cadenzato, ogni mezz'ora c'è un treno, ma questo non vuol dire che è sufficiente arrivare alla stazione e venire sul nostro territorio. Noi abbiamo fatto dei sistemi video anche all'interno delle nostre accoglienze con dei semafori che danno delle fasce orarie in cui è opportuno che uno, anziché recarsi in un certo posto, in quel momento troverà una pressione antropica troppo elevata e quindi si deve recare da un'altra parte. Quindi, per arrivare al parco, io dico a tutti, prima di arrivare guardate il nostro sito, guardate i nostri monitor e scegliete la fascia oraria dove vi consente di fare una visita che risponde alle attese che avete. C'è una bella attività dei carabinieri forestali che sono impegnati davvero a garantire questo binomio sicurezza e fruibilità. Noi siamo il tramite tra chi arriva e dove mettono i piedi, tra il territorio. Io dico, la nostra casa, il nostro ufficio non è la sede di servizio, ma è il territorio del Parco Nazionale. Per cui c'è stato un lavoro da sempre, per tutto l'anno, intanto di prevenzione. E la prevenzione la fai cercando di educare prima, in modo tale che le azioni e la consapevolezza siano quelle migliori per chi affronta il territorio. E l'abbiamo fatto unitamente al Parco Nazionale, con degli incontri proprio con gli operatori turistici, soprattutto con i dipendenti del parco che sono all'accoglienza, perché le informazioni che vengano date a chi è ignaro siano quelle che lo aiutino a non commettere errori e a godere la vacanza, l'escursione. Rispetto per chi ci lavora, rispetto per chi lo visita, rispetto per il territorio, rispetto per chi vuole tutelarlo davvero nel modo migliore. È una parola giusta? Certo, perché si rispetta chi si ama e la bellezza non si può non amare, e soprattutto quando si conquista qualcosa e si dà noi stessi per conquistarla, è un modo indiretto di amare noi, amando il territorio, e quindi rispettarlo.